apriamo questa nostra rubrica Weekend in Forma per dedicarci un po' di più all'attività fisica, quella che possiamo fare un po' tutti noi, a cui siamo anche particolarmente legati. Allora do subito il benvenuto a Marco Colciaghi. Ciao Marco, buongiorno, come stai? Benvenuto, buon weekend. Bene, grazie. Location perfetta per raccontarci un po' tante cose, in particolare con te, personal trainer. Chiaramente entriamo un po' nel dettaglio di quello che è questo periodo in cui si sceglie l'attività fisica da fare in autunno. E poi c'è qualcosa di particolare da spiegare ancora una volta, perché si parla tanto, e è bello ricordarlo sempre, insomma, fa bene fare movimento e fare sport, ma ognuno di noi è diverso, di fisico e di mente, e quindi bisogna anche stare un po' più attenti a conoscersi bene e scegliere bene, no? Esatto, sì, sì. Diciamo che l'attività fisica deve essere appunto allineata anche al tipo di vita che facciamo, quindi non solo deve essere gratificante, ci deve appagare, ci deve rilassare, ma non deve essere appunto un'ulteriore fonte di stress a una vita già abbastanza frenetica. L'importante è conoscersi bene, dicevo, no? Ma non solo dal punto di vista fisico, perché la mente nello sport fa tantissimo. Chiaramente noi siamo abituati su Sky a raccontare il livello top dello sport, di ogni sport. Qui stiamo un po' più andando sullo sport che possiamo praticare tutti noi. Allora ti chiedo quanto la vita privata, anche l'allenamento, abbiano un rapporto da non trascurare. Diciamo che la vita privata per un atleta amatoriale, per una persona normale, è fondamentale per poi scegliere e fare attività fisica, perché appunto, come dicevo, non possiamo pensare, non siamo sportivi professionisti che fanno quello di mestiere, quindi non possiamo pensare di fare gli stessi loro allenamenti alla stessa intensità e con la stessa frequenza, quindi dobbiamo cercare di adattare il nostro tipo di attività all'attività fisica che abbiamo. Il tempo è sempre poco, la vita è stressante, quindi non dobbiamo, ecco, sforzarci di fare attività fisica, ma deve essere appunto qualcosa che ci gratifica, ci rilassa e che si concilia bene con il nostro tipo di attività e il nostro stile di vita. Ecco, quindi diventa anche più complicato se vogliamo scegliere bene, no? Come si può fare allora, per dare anche un consiglio a chi ci segue da casa? Beh sì, dipende innanzitutto da uno che attività fisica vuole fare, cosa vuole fare. Diciamo che in palestra o in uno studio di personal possiamo calibrare benissimo l'attività fisica in base alle esigenze a 360 gradi dei nostri clienti, quindi partendo da giorni, orari estremamente flessibili, mattina presto, sera tardi, weekend, e poi appunto, oltre a fargli una programmazione in base agli obiettivi che vuole ottenere, di volta in volta l'allenamento può subire variazioni in base al tipo di giornata che ha avuto il nostro cliente. Quindi se ha avuto una giornata particolarmente stressante e negativa, andremo a lavorare magari in maniera un po' più leggera, cercando di rilassarlo, di distenderlo. Quando invece ha avuto una giornata molto positiva, anche se magari stressante, potremmo utilizzare questo stress positivo per fargli fare un allenamento magari ancora più intenso. Quindi bisogna conoscere il cliente, di volta in volta capire com'è stata la sua giornata. Ecco, stiamo dicendo quindi non esiste una taglia unica in generale sulla scelta dello sport e dell'attività fisica in generale, che ripetiamo ancora una volta fa benissimo. È giusto ripeterlo ancora una volta, Marco, perché in Italia forse no, ci sono dei dati che fanno pensare che non sia ancora entrato bene nella testa di tutti che fare sport faccia così tanto bene. Sì. Tra l'altro l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che l'inattività fisica rappresenti il quarto fattore di rischio di mortalità al mondo, quindi insomma fare attività fisica è molto importante. E poi può essere anche banalmente usare, per cominciare, usare un po' meno la macchina, fare le scale, quindi cercare di avere uno stile di vita un po' più dinamico. Muoversi, insomma, dici muoversi, tu. Sì. Già questo è il consiglio che diamo migliore. Ma in base a questo periodo in particolare, no? Che dicevamo, si sceglie un po' quella che sarà l'attività dell'autunno, insomma, del resto dell'anno. Quanto è complicato anche per noi che viviamo in città? Perché penso all'estate, che ci porta chiaramente magari in location ben diverse. Per chi vive in città durante l'inverno, cosa possiamo consigliare?
Sì, dipende sempre da che tipo di attività fisica poi vuole fare una persona. Ad esempio, chi è stato, soprattutto adesso con questi 2 anni di pandemia e anche poca neve, è stato magari parecchio fermo, non è andato a sciare. Adesso, se a novembre-dicembre riprende con lo sci, sarebbe bene magari prepararsi prima un po' fisicamente, prima di andare sulle piste da sci e rischiare di farsi male. Stessa cosa per un altro sport che adesso va molto di moda, è il padel. Si vedono molte persone che da che erano sedentari hanno iniziato a giocare a padel 1 o 2 volte a settimana e rischiano di infortunarsi molto spesso ai tendini, ai legamenti, perché fanno movimenti che non erano che prima non facevano, a cui non sono abituati. Quindi anche per questi sport andrebbe fatta una preparazione fisica specifica. Esatto, cioè è diventato molto di moda anche l'aspetto ludico, divertente, però ricordiamoci che è uno sport, anche a livello fisico bisogna essere preparati. Qui abbiamo visto tante immagini di bici. Mi fai un esempio concreto poi su, non so, prendiamo una categoria, se vuoi anche i giornalisti, quanto sia in realtà anche questo da abbinare, lo dicevamo prima, lo stress a livello mentale e tutto, ma si può fare un bilanciamento, insomma scegliere l'attività sportiva in base alla quotidianità e anche alla professione? Assolutamente sì, ad esempio adesso posso riportarvi il caso di un manager che probabilmente può avere una vita stressante quanto quella di un giornalista e finisce tardi di lavorare, ha cominciato con noi allenandosi 1 volta a settimana nel weekend, perché durante la settimana finendo alle 9 di sera mediamente non aveva tempo ed era stanco, e abbiamo inserito una seduta di criosauna lunedì mattina per incominciare alla grande, diciamo, la settimana lavorativa, e piano piano ora gli abbiamo aggiunto un allenamento con l'MS, che è un sistema in elettromiostimolazione che dura 25 minuti e in questo modo può fare un lavoro che corrisponde ad un lavoro intenso di 2 ore in soli 25 minuti. Gli abbiamo aggiunto a metà settimana, mercoledì o giovedì dopo il lavoro, quindi anche se finisce alle 9 riesce comunque a fare mezz'oretta d'allenamento, e in questo modo insomma sta ottenendo dei buoni risultati anche in poco tempo, insomma conciliando la vita e l'attività fisica. Può sempre cercare un equilibrio, ma sì, con la spinta anche con voi, con persone chiaramente esperte, a seguire nel modo migliore anche la parte fisica sportiva. Prima di salutarti ti faccio vedere queste belle immagini, perché anche a Milano ci sono sempre più runner, si corre davvero in ogni estate, in ogni luogo della città, ma in particolare le immagini che mostriamo adesso hanno un valore in più, perché si è corso per beneficenza proprio nella giornata di ieri, ma in altre, a Milano, ma in altre 17 città italiane. Infatti nemmeno la pioggia ha fermato le centinaia di persone che hanno indossato il proprio look speciale, avete visto bene, pigiama, per correre o camminare a favore della LIT, che ogni anno la organizza per donare assistenza ai bambini malati di tumore in tutta Italia, accoglienza in strutture vicine al luogo delle terapie e l'assistenza per le famiglie più fragili. Settembre in tutto il mondo è il mese dedicato al Gold Ribbon, ovvero al sostegno di chi lotta contro i tumori pediatrici. Questa manifestazione, arrivata alla 4ª edizione, come avete visto, ha portato tante persone a correre e a dimostrare anche la vicinanza a queste persone. Marco, io ti saluto, spero di ritrovarti anche nel corso della nostra trasmissione più avanti, nel corso di quest'anno. Grazie Marco Colcialli, personal trainer, ciao. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro, ciao. E buon sabato ovviamente di sport per te e per tutti voi che ci state seguendo. Abbiamo visto protagonista nella pigiama run anche Rachele San Giuliano, che ci porta chiaramente a parlare.